Ogni 28 di ogni mese appare in Piazza Duomo, sul sagrato della Chiesa Madre, una lanterna con dei nomi scritti. Francesca Marcellino, ci spieghi cos'è? Allora, tutto ha inizio in concomitanza dell'arrivo dell'albero di Natale gentilmente offerto dal polo petrolchimico, a seconda dei casi, dalla Ergo, dalla Esso. Quest'anno molti giovani e meno giovani hanno deciso di protestare contro questo albero in maniera pacifica, ponendo ai piedi dell'albero stesso delle lanterne con i nomi dei deceduti a causa del cancro. E a seguito di questa manifestazione pacifica, ripeto, che non aveva velleità di pretesa di chiusura delle industrie, perché si è detto anche questo ma non era così, successivamente a questo primo forma di manifestazione ci fu anche una messa, dei brevi insomma momenti di raccoglimento intorno all'albero con padre Palmiro, il quale ha deciso di abbracciare comunque questa, combatte già da tempo peraltro in maniera ineccepibile, assolutamente ammirevole, ha deciso di abbracciare questa iniziativa e di celebrare una messa ogni 28 del mese in onore di queste vittime del cancro e di tutti quanti avessero il coraggio e anche insomma il sacrificio per alcuni aspetti di fornire i nomi dei loro cari defunti per causa del cancro. Quindi ogni 28 del mese padre Palmiro celebra questa messa per ricordare e quindi in memoria dei defunti per causa del cancro nella zona di Augusta, ma insomma, purtroppo anche Priolo e Melilli.